Buongiorno, sono Giovanni Longo, professore di Ingegneria dei Trasporti all'Università di Trieste. Mi è stato chiesto di esprimere un commento su quello che potrebbe essere il futuro nel mondo dei trasporti. Non è facile perché ci sono sfide di livello mondiale come l'ambiente, come l'energia, che possono sicuramente influenzare anche il settore dei trasporti. Ma se circoscrivessimo il discorso al solo mondo dei trasporti, e una visione del futuro secondo me la possiamo avere analizzando per certi versi il passato. Sembra un controsenso ma non lo è. Se vediamo cosa è stata l'evoluzione dal 94 a oggi, da una visione sull'applicazione delle nuove tecnologie ai trasporti, oggi applicazioni quali navigatori, localizzazione dei mezzi fanno parte della vita quotidiana. Per il futuro non è facile immaginarlo, appunto, anche perché c'è sicuramente una sviluppo tecnologico prevedibile, ma quello che abbiamo imparato dal passato è che è importante avere una visione, definire un'integrazione a livello di sistema, perché solo così è possibile orientare quelle che sono le innovazioni tecnologiche proprio per poter funzionare a livello di sistema. Serve una buona pianificazione, perché ovviamente nel campo dei trasporti le tecnologie non possono essere fini a se stesse, ma devono servire per migliorare la qualità del servizio per i cittadini. Insomma, la visione potrebbe essere un trasporto sempre più tecnologico, ma sempre più a misura d'uomo. Io sono Leopoldo Montanari, sono consigliere di amministrazione del gruppo Arriva Italia, che è un gruppo di trasporto persone che opera a livello europeo con una posizione in Italia importante, e il mio intervento di oggi si concentra sull'evoluzione dei sistemi di mobilità delle persone, e in particolare sulla capacità che avrà in futuro la tecnologia di abilitare una maggiore integrazione dei sistemi di mobilità, quindi tutti i sistemi di trasporto collettivo, l'auto, sistemi in car sharing, eccetera. Ci sono nel mondo evoluzioni molto interessanti, molto significative, su più fronti, e quindi assisteremo nei prossimi, diciamo, 5-10 anni a un cambiamento molto importante. La cosa essenziale è capire che la mobilità è un fattore strategico di sviluppo delle economie locali. Molti studi internazionali e molte esperienze evidenziano che chi investe in mobilità, in sistemi di trasporto collettivo, in sistemi di car sharing, eccetera, ha un ritorno in termini di investimenti, di capacità di attrarre centri di ricerca, di sviluppare nuovi business e nuove attività. Tra l'altro, dove si sviluppano sistemi di trasporto, ad esempio in sede propria, i valori immobiliari crescono molto significativamente, quindi c'è un ritorno molto concreto sul territorio. Qual è il punto essenziale? Il punto essenziale non è tanto la tecnologia che c'è e abilita lo sviluppo, il punto essenziale è la politica di mobilità. Quindi ben venga la tecnologia ci aiuterà, ma sono le politiche locali e coraggiose di mobilità che faranno la differenza, e quindi la capacità di capire dove investire, sulla sostenibilità, su un migliore equilibrio tra il trasporto collettivo e l'uso dell'auto, anche in vista del fatto che l'auto da status symbol pian piano sta diventando un servizio e quindi come tale può essere integrato in altri servizi ed equilibrato in funzione delle reali esigenze del territorio di mobilità.